Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con le nostre perlustrazioni, con le nostre scorribande all'interno della città di Milano alla ricerca delle gemme nascoste, di quei luoghi di arte e cultura che magari a volte vediamo di sfuggita passandoci di fianco, ma che a volte non andiamo poi ad approfondire. Quest'oggi partiamo da un luogo, vabbè, super famoso, lo vedete qua dietro di me, il Teatro alla Scala, ma ovviamente qui si finisce la mia capacità di raccontarvi quello che stiamo vedendo, perché chiamo invece Erika con me, Erika Gnazzi. Buongiorno Erika. Buongiorno a tutti. Critica e storica dell'arte che ci aiuterà appunto e che ha disegnato questo bellissimo percorso che oggi andremo a fare, sempre partendo diciamo dalla fermata Duomo, ok? Quindi siamo qui in Piazza della Scala perché è proprio qua vicino, basta fare la galleria e si arriva in Piazza della Scala. Si parte guardando la Scala, tanto la Scala è il teatro forse più famoso al mondo. Che cosa, Erika, dobbiamo dire sul Teatro alla Scala? Allora, intanto, Fabio, ci troviamo in una piazza, Piazza alla Scala, che è una piazza tardo ottocentesca, che è stata sistemata dall'architetto Luca Beltrami. Alle nostre spalle abbiamo l'edificio che ha ispirato il Beltrami, che è il Teatro alla Scala, che si chiama così per una ragione molto semplice. Questo teatro nasce dalle ceneri di una chiesa, la chiesa di Santa Maria della Scala, e da qui appunto il teatro prende il nome. Questa chiesa era una chiesa trecentesca che viene appunto abbattuta per far spazio a questo sontuoso teatro. L'architetto è Giuseppe Piermarini e ci troviamo sotto la dominazione austriaca, in particolare la figura di Maria Teresa d'Austria. Perché il teatro è voluto proprio da Maria Teresa d'Austria, che in realtà insomma un po' si era stufata di avere incendi e confusione all'interno del Palazzo Reale, giusto? Mi ricordo che mi ha dato questa cosa una volta e mi aveva colpito. Esattamente. Inizialmente il Teatro Ducale si trovava appunto all'interno di Palazzo Reale. Una serie di incendi però portano alla distruzione di questo edificio. Maria Teresa d'Austria cerca di ovviare al problema creando un teatro indipendente, ed ecco che nasce il Teatro alla Scala, che oggi è l'emblema appunto del teatro lirico riconosciuto appunto in tutto il mondo. Sintomatico però è che per fare un teatro comunque anche all'epoca l'ho dovuto abbattere qualcos'altro, perché già qui eravamo in un super centro, cioè quindi proprio immaginiamo che qui c'erano già tantissime costruzioni già all'epoca, e appunto da lì prende il nome il teatro, che ricordiamo non ha nessuna scalinata all'interno da andare ad ammirare, ma prende il nome appunto dalla chiesa che si chiama alla Scala, Santa Maria alla Scala, Maria giusto? Della Scala, Maria della Scala, ed okay. È una chiesa trecentesca che viene appunto abbattuta per far spazio a questo teatro. Il teatro, dicevi, ispira il Beltrami nel rifare poi nell'Ottocento tutta la piazza, giusto? Certamente, perché il Teatro alla Scala è l'emblema dello stile neoclassico. Vediamo appunto una purezza, una semplicità e una nobiltà nelle linee architettoniche di questo teatro che va ad ispirare poi tutti gli edifici che circondano questa piazza, in particolare appunto Palazzo Marino, che si trova proprio di fronte al Teatro alla Scala. Ed eccolo qua, allora basta che ci giriamo un attimino e ci spostiamo da questa parte per vedere appunto Palazzo Marino, ora sede del comune, ma non nasce come sede del comune, giusto? No, allora diventa sede del comune nel 1861. In realtà questo è un palazzo cinquecentesco voluto dal ricco banchiere genovese Tommaso Marino, che appunto costruisce un sontuoso palazzo proprio qui in Piazza della Scala, nel centro di Milano. Tuttavia il palazzo non viene concluso, anche per via di forti problemi economici che portano appunto il banchiere a non concludere la sua opera. Così appunto il Beltrami interverrà nel tardo Ottocento per andare a mettere mano alla facciata attuale di Palazzo Marino, che è l'ingresso poi che ci porta all'interno del comune di Milano. Tuttavia però esiste un altro ingresso, che è un ingresso cinquecentesco, che era l'ingresso originario della dimora dell'abitazione, che vediamo solamente affacciandoci in Piazza San Fedele, quindi nel retro. Ecco, nel retro, che però quindi non era il vecchio davanti, non era il retro della concezione del palazzo, e dicevo, mi è venuto in mente adesso, casualmente la finestra del sindaco dà su quella facciata lì, quindi magari insomma già anche quando poi hanno ripensato come sistemare all'interno il comune hanno detto però il primo cittadino lo mettiamo sulla vera facciata del palazzo. Allora io direi andiamo verso Piazza San Fedele, prego Andrea, poi a passarci tu davanti. Ecco, allora intanto, perché mentre andiamo appunto in Piazza San Fedele, quindi abbiamo la Scala alle spalle che ha ispirato tutto quello che è questa piazza, Palazzo Marino davanti a noi che è nel simbolo, l'emblema della sua ispirazione, quel Beltrami che ha
rivisto proprio tantissimo, cioè tantissimo della Scala nella costruzione di Palazzo Marino. Sulla sinistra possiamo invece vedere la sede della, della vecchia banca commerciale, anch'essa fatta in quel periodo, giusto? Esattamente, siamo all'inizio del 1900 quando Luca Beltrami viene chiamato a costruire quelli che diventeranno poi gli uffici della Banca Commerciale Italiana. Oggi non sono più uffici della banca, oggi è una sede espositiva, conosciuta e meglio nota come Gallerie d'Italia. Quindi le famose Gallerie d'Italia, che vi diamo adesso, stanno riaprendo tutte le varie gallerie, tutte le varie esposizioni, quindi vi invitiamo a venire a vedere perché è davvero interessantissime, tantissime sono le mostre che anche lo scorso anno hanno animato questo spazio. In questa piccola via, che a proposito si chiama Via Tommaso Marino, mica per caso. Mica per caso, infatti. Esattamente. Stiamo costeggiando Palazzo Marino e stiamo andando a vedere la facciata cinquecentesca. Piazza San Fedele è una piazza che magari meno famosa rispetto alla Piazza Duomo, ad altre piazze di Milano, ma che per tantissimo tempo è stata però forse la vera piazza centrale di Milano, un po' l'agorà di Milano, no? Assolutamente sì. Dobbiamo ricordare che è una piazza storica che contiene degli edifici anche culturali molto importanti, ma è un tempo è stata sede anche di due importanti strutture. Uno era il Teatro Manzoni, ottocentesco, e l'altro invece era l'Albergo Bella Venezia, dove tra i tanti hanno soggiornato anche Goldoni, ad esempio, e tutti questi edifici però sono stati distrutti dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Eh sì, questa è una zona che ne ha resistito molto durante la Seconda Guerra Mondiale. Esattamente. No? Cosa è rimasto di questa zona? Abbiamo ormai centri urbani, quindi abitazioni, ma abbiamo due edifici cinquecenteschi. Uno è la facciata di Palazzo Marino, che un tempo era appunto la facciata originale, mm-hmm. E l'altra è la chiesa di San Fedele, anch'essa cinquecentesca. Ed eccola, è questa? È questa, esattamente. Questa chiesa è stata voluta da San Carlo Borromeo e all'interno di questa chiesa appunto vi sono i gesuiti inizialmente. Interessante notare che questa chiesa è un po' l'emblema dello stile della Controriforma. In realtà noi adesso vediamo una facciata che non è cinquecentesca, è stata rifatta. Che caso anche qua, no? Come se, come, ormai sa che il mantra delle nostre puntate è dire che ci sono cose che arrivano dopo, e epoche dopo e stili dopo. Questa facciata è ottocentesca, però la curiosità è che è stata rifatta esattamente su disegni e progetti che sono del Cinquecento e che sono stati ideati da Pellegrino Tibaldi, che era un po' l'architetto fedele a San Carlo Borromeo. Molto interessante quando si parla di questo tipo di Milano, di questi architetti, che si studia un po' anche la toponomastica di Milano. Mi stai dicendo tutte le varie vie, piazzali e larghi di Milano. La chiesa appunto è la chiesa di San Fedele, davanti capeggia questa statua di Alessandro Manzoni. Ebbene sì, questa statua, anch'essa ottocentesca, quindi è una statua dell'Ottocento, dove abbiamo il nostro Alessandro Manzoni che stringe in mano i Promessi Sposi. E non lo vediamo da qui, lo vediamo appunto poi da dietro girandoci anche intorno, però appunto perché Alessandro Manzoni si trova in questa piazza? Questa è stata la chiesa di Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni, che abitava a pochi passi in realtà da Piazza San Fedele, veniva qua a sentir messa, a pregare, e qui ahimè cade, scivola sugli scalini di San Fedele, batte la testa contro una balaustra e morirà qualche mese più tardi dovuto appunto alle complicazioni della caduta. Questa piazza è avvenuto all'inizio del 300 un massacro. L'imperatore del Sacro Romano Impero, Enrico VII, appunto, ha massacrato i milanesi
su questa piazza e ha raso al suolo le case della famiglia Toriani, una importante famiglia della nobiltà lombarda. E proprio dalla distruzione di queste case prende il nome una via che passeremo appunto a vedere, che si chiama Via Caserotte. Via Caserotte, proprio qui all'angolo, che poi riporta in Piazza della Scala. Via Caserotte perché proprio ricorda questo sterminio, questa raso al suolo appunto le case della famiglia Toriani, giusto? Esattamente, della famiglia Toriani. E questi sono i famosi maledetti, avviciniamoci, so che è un mantra che ormai è i maledetti scalini di Manzoni. Si sostiene appunto che Manzoni sia scivolato sugli scalini e appunto abbia battuto la testa poi proprio appunto su questa chiesa, la chiesa di San Fedele. Ok, allora dalla chiesa di San Fedele, dalla statua del Manzoni e dagli ultimi minuti, povero Manzoni, le ultime camminate che ha potuto fare, ci spostiamo proprio verso la casa del Manzoni adesso, ma prima di arrivare a casa sua c'è una bella sorpresa. C'è una piccola sorpresa. È piccola insomma. Piccola no, però rimane nascosta perché è una dimora del Cinquecento che rimane molto nascosta ma è molto molto particolare. E allora andiamo a vederla passando appunto da via Caserotte. Ed eccoci appunto in via Caserotte, andiamo verso casa del Manzoni, ma so che Caserotte appunto da l'angolo su Palazzo Marino c'è una curiosità che lega ancora una volta il Manzoni a questo palazzo. Ebbene sì, all'interno di Palazzo Marino è nata la famosa monaca di Monza, o meglio il personaggio che poi ha ispirato Manzoni. La monaca di Palazzo Marino, sapete chiamare? La monaca di Palazzo Marino, che era guarda caso nipote di Tommaso Marino. Ed era nata proprio all'interno del palazzo. Interessante pensare che Manzoni quindi ogni giorno per andare a San Fedele passava proprio di fronte alla casa della monaca di Monza. Ed eccoci qua, lo dicevamo, facendo via Caserotte si va verso casa del Manzoni, ma prima non ci si può fermare davanti a questa casa davvero interessante. Erika, raccontaci perché sono incuriosito tantissimo da cosa stiamo guardando. Allora, ci troviamo in via degli Omenoni, perché siamo davanti a casa degli Omenoni. E chi sono questi Omenoni? Tu Fabio sicuramente sei molto più bravo di me, sai il milanese. Omenoni deriva dal dialetto milanese. Ah, gli Omenon! Bravissimo, che sono i grandi omoni. Sono questi 8 telamoni che stanno reggendo questa casa, questo palazzo cinquecentesco, e che rappresentano le stirpi dei popoli barbari che sono stati sottomessi dai romani. Ah. Perché? Allora, questa una critica verso Roma c'era, cioè, non so. Non una critica, okay. Ma il tutto è da ricondurre al proprietario di questa casa, il famoso Leone Leoni, che insieme al figlio Pompeo Leoni acquistano questa casa, la costruiscono, vi ci abitano dentro e sono dei grandi collezionisti, amano collezionare opere d'arte a loro contemporanea, ma anche opere d'epoca romana. Quindi ecco questa passione per l'antichità, richiamata anche appunto da questi grandi uomini. Un'altra particolarità del palazzo è il fregio che si trova proprio in alto. In questo fregio vediamo dei leoni che stanno sbranando la calunnia. Perché leoni? Ti ho appena detto che il proprietario si chiamava signor Leoni. Ed ecco che allora il simbolo della casata deve rappresentare appunto tutto il palazzo. E quindi appunto c'è il fregio in alto, questi omenoni, tra parentesi uno diverso dall'altro, appunto perché dicevi sono 8, dicevi, sì, giusto 8, che hanno 8 significati diversi, 8 stirpi diverse, però è interessante vedere come tutta la casa poi viene, cioè non sono solo loro, ma ci sono anche poi sopra delle donne, ho visto tutte diverse anche tra di loro, dei fiori, della frutta, dei bassorilievi sono. Certo, una serie di bassorilievi che vanno ad arricchire la casa. Diciamo un attimo qualcosa in più su questo personaggio, perché questo personaggio è molto importante. Leone Leoni è un artista, in particolare uno scultore, ed è lo scultore che viene chiamato alla corte di Carlo V, quindi siamo nel periodo di dominazione spagnola, una figura molto importante comunque in questo periodo.
E allora adesso io chiedo Andrea, anticipaci e vai verso Piazza Belgioioso, perché appunto parlavamo del Manzoni. Manzoni che quindi, correggimi, cioè, vedeva gli Omenoni mentre andava oppure sono dopo? Li vedeva sicuramente, perché è un palazzo del 500. E tra l'altro, appunto, all'interno di questo palazzo di casa degli Omenoni era conservato il Codice Atlantico di Leonardo. Esattamente, i disegni leonardeschi erano stati collezionati da Pompeo Leoni e oggi, appunto, dopo varie vicissitudini, si trovano all'interno delle collezioni della Pinacoteca Ambrosiana di Milano. È vero, se adesso andate all'Ambrosiana potete vedere appunto le pagine del Codice Atlantico di Leonardo, che davvero sono emozionanti. Ci sono anche delle pagine dedicate anche a Milano, qualcosa di interessantissimo, visto lo scorso anno, davvero dei fogli che raccontano. C'è una mappa, non so se fa parte del Codice Atlantico, c'è una vista d'uccello su Milano che è qualcosa di pazzesco e di emozionantissimo. Siamo fermi in Piazza del Belgioioso perché appunto alla nostra sinistra, eccola, in tutto suo splendore, mi viene da dire, sicuramente qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che uno si aspetterebbe, la casa appunto del Manzoni. Certo, la casa di Alessandro Manzoni. In realtà potresti stupirti, perché comunque questa piazza non si chiama Piazza Alessandro Manzoni, si chiama Piazza Belgioioso, perché qui appunto sorge anche il Palazzo Belgioioso. In realtà l'ingresso di casa Manzoni non è quello che stiamo vedendo, l'ingresso reale è in via Morone. Questo è un ingresso fittizio, un ingresso finto, che però in tutto il suo splendore ci mostra come doveva essere la casa di Alessandro Manzoni. La facciata è del 1800 chiaramente, e viene rifatta negli anni 60 del 1800, quando si risistema la piazza Belgioioso. Manzoni ne approfitta, fa rifare appunto la facciata e inserisce anche queste bellissime decorazioni in cotto. Ed eccoci proprio qui davanti a casa Manzoni, anzi in realtà diciamo prima non proprio davanti in realtà, perché il vero ingresso sarebbe dalla via qui di fianco. Dalla via Morone, esattamente. Noi siamo su questo ingresso, su questa facciata che è stata rifatta negli anni 60 del 1800, e in realtà questa è una casa museo, quindi esistono ancora delle stanze originali come lo studio al pian terreno e la camera da letto di Manzoni al primo piano, ma tutte le altre stanze sono state musealizzate, quindi troviamo delle collezioni che ci aiutano ad approfondire la vita e le opere di questo grande scrittore. E così le opere, perché effettivamente per gli ignoranti come me pensano che l'abbia scritto solo uno, invece insomma ce ne sono di opere. Manzoni è un pezzo di Milano, e che pezzo, verrebbe da dire. Quindi venite appunto a visitare la casa di Manzoni, che adesso appunto è un museo, diciamo, di originale solo due stanze, però, giusto? Di originale sono due stanze, ma ne vale veramente la pena. Lo studio è lo studio originale, addirittura con i mobili, la biblioteca di Manzoni e gli oggetti di Manzoni. Pensate, ci sono persino gli occhiali di Manzoni. E l'ultima cosa che volevo aggiungere è che in realtà, se vogliamo fare un vero e proprio percorso manzoniano, dobbiamo andare anche a Lecco, perché a Lecco si trova un altro museo, il Museo Manzoniano, perché a Lecco appunto era nato il papà di Alessandro Manzoni, e a Lecco il nostro Alessandro aveva passato infanzia e giovinezza. E quindi da questo punto che lega la nostra città con il territorio delle Chese vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito, e ti ringrazio tantissimo, sono molto curioso di vedere il prossimo itinerario, dove ci porterai. Ve lo ricordiamo, tutti i nostri itinerari sono facilissimi da fare perché partono da una fermata della metropolitana, quindi non ci vuole niente, basta arrivare a Milano tranquillamente anche col treno volendo, e con la metropolitana poi potete arrivare del punto di partenza, e come vedete nel giro di una mezz'oretta girate nei vari luoghi che noi vi facciamo vedere. Erika, grazie mille davvero, alla prossima puntata allora. Grazie, alla prossima. Noi ci vediamo quindi alla prossima puntata, vi ringrazio tantissimo per averci seguito, e io adesso mi vado a vedere allora casa Manzoni, anzi Erika, accompagnami a vedere bene lo studio e a vedere tutto quello che c'è dentro casa Manzoni.
Palazzo Castiglioni, che però chiami così solo tu, però diciamo i milanesi lo chiamano in un'altra maniera, vero? Eh sì, i milanesi lo chiamavano meglio Casa delle Chiappe. Sempre parlando di suoni e rumori, qui abbiamo al numero 10 di Via Sabelloni una delle case forse più... insomma, la casa dell'orecchio, ragazzi, la casa dell'Uregia. Esattamente, questo è Palazzo Berri Meregalli. Qui in via Mozza, Villa Necchi Campiglio, beh, che non può essere non citata, giusto? E questo è stato verso la fine del Settecento un salotto dell'illuminismo lombardo e qui appunto sono stati ospitati personaggi illustri come Napoleone, come Vittorio Emanuele II o come Metternich. Questa è Casa Fontana Silvestri, si può dire che è uno dei rari esempi di palazzi rinascimentali che possiamo trovare nella città di Milano. Che sono appunto elementi che farebbero ricondurre il rifacimento di questo palazzo da parte proprio di Donato Bramante,